Ciao a tutti, sono Candida, benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questa Midori. E ho utilizzato l'album Stamperia Provence per tutti i particolari che vedrete all'interno dell'album e la Stone Paper, sempre di Stamperia, per realizzare la copertina esterna della mia Midori. E, a parte come ho decorato la Stone Paper, che poi lo vedrete nel video, e ho utilizzato appunto la carta scrap e ho aggiunto ancora questi particolari, direi molto preziosi, perché sono fatti con dei pizzi che mi ha regalato mia mamma, che sono praticamente dei pizzi che venivano utilizzati per fare degli abiti da sposa, quindi sono dei pizzi molto molto belli che in effetti danno più valore a questa copertina. Li ho inseriti anche nel frontale, in questo punto, vedete? Mentre per decorare la base della copertina ho utilizzato dei colori di Stamperia Allegro, un verde pallido e un violetto, che erano dei colori che richiamavano i colori della carta scrap, e poi sempre con questo stencil di Stamperia ho passato questo colore lilla che si intravede in mezzo alla carta. All'interno della nostra Midori praticamente è questo. Ho creato un libricino con la carta magna di stamperia che ho decorato su tutte le pagine con la carta scrap Provence. Ho fatto una busta all'interno, sia all'inizio che alla fine del libricino. Qui ho inserito un tag per mettere eventualmente delle foto. Questo è un foglio di libro che ho colorato con dei colori indelebili dorati e argentati. E qui vedete ho attaccato dei particolari, un altro posto per eventuale foto tag. Questi sono sempre particolari di quest'album che devo dire è bellissimo. Si presta veramente alla creazione di lavori particolari. Ho voluto decorare proprio tutte le pagine in modo da rendere un pochino più ricca la mia Midori. Questo vedete il foglio che ho disegnato, non so se controluce si vede questi colori metallizzati, argento e dorato, per decorare la mia pagina libro. Anche alla fine ho inserito un'altra busta per eventualmente mettere qualcosa. Poi ho voluto ancora inserire un altro piccolo libricino, questo, che ho decorato sulla copertina per richiamare il tutto con la carta scrap di Provence. E questo è il retro della mia copertina Midori. Visto il risultato finale, non ci resta che vedere come realizzarlo.